Buongiorno. Buongiorno e grazie. Giuseppina. Mi porti oggi la giostra? Giuseppina, te l'ho già detto che oggi ho tanto da fare. Ti ci porto domani, eh? Già, e domani sarà troppo tardi. Quelli se ne saranno già andati. Senti, Giuseppina, perché non stai qui con me e vedrai quanto c'è da fare? E se qui non c'è niente da fare? Niente? Santa pazienza. Ma qui non succede mai nulla? Sentila un po', non succede mai nulla. Ma apri gli occhi, guardati attorno. Hai vista tutta la gente che sfila qui? Ne passano di tutti i colori e vengono da chissà dove. Ogni giorno ne salta fuori uno che non si era mai visto prima. E tutti hanno bisogno di me, Giuseppe Rossi, perché se non ci fossi ad aiutarli non potrebbero andare avanti. Ti par poco? Pensaci e vedrai come ti divertirai. Oh, guardala lì, non succede mai nulla. Vengo, caro, vengo.
È pronto il caffè, signora Rossi? Arriva! Ecco qua. Grazie, buongiorno. Buon viaggio. Ciao, eh. Buongiorno! Buongiorno! Oh, il cappello! Ferma, ferma! Ho perso il cappello! Giuseppina, corri, presto!
Veramente scherzo. Signora, lei deve stare. E insomma, vuoi stare per lui? E adesso un applauso di sposo. Io il fotografo vi aspetto. Oh, ecco, adesso facciamo un bel gruppo, non è vero? Un po' avanti, avanti, mettetevi assieme, no? Il bambino può venire vicino di là, oh, eccoci, bravo. Senti? Ah, bene fatto, ecco. Oh. Ciao mamma, ciao mamma. Guarda che se non mi scrivi più la ragazza di cui scrivo, ti scrivo e ti piange, mamma. Signora avanti, è nell'ordine naturale delle cose che i figliuoli a un certo punto lasciano il nido natale e se ne vanno a creare nuove famiglie per la gloria. Che è successo? Attento, attento! Aia, aia il cappellino! Tieni il volante, eh. Dammi una mano, su. Via, via, dai. Il cricco? No, mi spiace. Ci penso io allora. La ruota. Calma, calma. Su, per favore, la prego, abbiamo fretta. Un po' più svelti, per favore, su.
quant'è, per favore? Ok, grazie. Va bene? Speriamo bene adesso. Giuseppina, numero 5. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. 20 litri, eh? Grazie. Mangiare, pronto? Eccoci. Oh! E allora, Giuseppina, ti sei divertita? Sì, ma... Come mai? Ma io alla giostra ci voglio sempre andare. Ah, santa pazienza. Te l'ho detto che ti ci porto domani. Signor Rossi? Che c'è? Mi dà un po' di benzina? Certo, signor Beppo. Quanti litri? Dica pure, quanto? Non lo so. Ma che cosa facciamo? Io riempio il serbatoio e sarà a posto. È pieno zeppo. Grazie, signore. Prego. Perché perdi tempo con Beppo? Ha 6 anni, non è mica un personaggio importante. Tutti sono importanti, Giuseppina mia, tutti. E adesso a mangiare. Thank you.